kon mané amna luñ mëna wax ak luñ mënta wax wax yaq la sa fété il nostro è un esodo continuo migliaia di africani che lasciano la propria terra e le proprie famiglie migliaia di uomini donne e ragazzi in marcia verso il futuro e loro possono anche torturarci possono picchiarci arrestarci umiliarci ma così il nostro desiderio di andarsene non fa che crescere e diventa più forte. Nessuno può biasimarci. Abbiamo il diritto di cercare altri posti per migliorare le condizioni di vita nostra e della nostra famiglia. Mica andiamo a rubare. Partiamo per cercare un posto migliore, un lavoro. Fossimo stati bene a casa nostra, non saremmo mai partiti. Certo, avevamo una casa, un piatto caldo ogni sera, ma a un certo punto un giovane vuol migliorarsi, ha le sue ambizioni. Che se lo ricordino sempre che niente e nessuno potrà fermare il nostro esodo. Fofnak layam agien, bulen ba nehe nila, bulen nehul nila. Ma volevo dire una cosa, no, anzi, volevo presentarmi. Ma prima di tutto vorrei dire assalamu alaikum, un saluto a tutta l'Italia, soprattutto tutta la Padania. Io mi chiamo Modu, ma gli amici mi chiamavano Lessi, perché venivo rimpatriato ogni 15 giorni. Sono arrivato in Italia con un obiettivo ben preciso, quello di trovare un posto dove sdraiarmi. Ma non è stato facile, perché gli amici mi dicevano, senti ma Modu, voi in Africa dove dormite? Dicevo, all'aperto. Allora che cacchio te ne frega della casa? Sì, ho capito, perché la fa un caldo della Madonna. Ma anche qui fa un freccio che ti fa sciupare. Per non parlare di 10 giorni di fila davanti alla questura di Milano in dicembre col mio amico cinese. Finalmente dopo 10 giorni il commissario mi disse menchia, ecco il tuo permesso di soggiorno. Io leggo l'indirizzo senza fissa dimora. Dico, commissario, scusa, guarda che è il primo giorno che sono in Italia che ho la fissa per la dimora e il soggiorno. E lui mi guardò dritto negli occhi e mi disse, Valio, se non ti livi da naso cazzo, un soggiorno a fila lo che hai da fare. In poche parole mi ha fatto capire che dovevo cercarlo da solo se mai col mio amico cinese. Ma anche lì non è stato facile, perché secondo i gusti di molte agenzie immobiliari io ero troppo scuro. Allora cominciai a coprirmi di fondotinta per sembrare meno scuro. Ma altri mi dicevano, è spiacenti, ma non affittiamo la casa ai travestiti. Bella lì. Allora ho detto, non ci vado più, ma uso il telefono. E faccio la prima chiamata. Un signore mi disse, secondo me voi dovete stare a casa vostra. Sì, ho capito signore, ma se la casa non me la date come faccio a stare a casa mia? Un'altra sciura mi disse, non perché sono razzista né, però secondo me lei ha l'accento strano, non sarà mica calabrese? Bella lì. Allora ho detto, imparo la lingua della tribù locale e faccio la prima chiamata. Uè, mi chiamo Ambrose, mi sono di Milano e sto cercando la casa. Dall'altra parte, che ce ne fut? Da lì ho capito che Milano di milanese che ne minga. Allora continuai a lamentarmi, il mio amico cinese mi mandò dallo psicanalista. Come sono arrivato, ho trovato un signore con un camice bianco che mi disse, prego, sdraiati sul lettino. Ho detto, finalmente ho trovato quello che cercavo, un letto dove sdraiarmi. Lui mi disse che secondo le teorie di Jung, io avevo un problema di sdoppiamento di personalità. Secondo le teorie di Freud, avevo un problema di tipo edipico. Mi sono detto, Jung e Freud, chi sono la finanza? Ma perché non si fanno i cazzi loro? Poi mi disse che quando ero giovane ero geloso delle mie 27 sorelle perché volevo mia madre tutto per me. Poi mi sono detto, ma come fa a capire quale delle 27 gnocchi di mio padre che volevo tutto per me? Da lì iniziai a prendere i medicinali, dire cose tipo, viva la Padania, la devolution, in poche parole, cazzate. Mi svegliai con una sensazione strana di avere dei aghi un po' ovunque. Era il mio amico cinese che mi stava curando con agopuntura. Poi gli chiesi il suo nome. Lui mi disse che si chiamava Jung. Ah, bella lete, Solin, salutami Jung, Jung, Freud e Sort. Ma non sono riuscito a finire il discorso che vidi sempre arrivare il signore col bicchiere a mano dicendomi, prego, bevi questo bicchiere, così lo smetti di rompere le scatole col tuo amico immaginario. Era proprio così. Il cinese non esisteva. Era solo nella mia testa. Ma è incredibile come fanno a infilarsi ovunque questi extracomunitari. Ti capì? Bella lì. E sono molto contento del fatto che la barca parte da Barcellona.
Anzi, invito tutti i soci dell'associazione Sunugal, non solo, ma tutti gli stranieri della Spagna, di sostenere, di promuovere questa nave dei diritti. Anzi, entrate dentro e fate passare l'informazione, fate sì che tutti sappiano di questo, perché è molto importante. Finché la barca va, lascialo andare, e entrate dentro la barca, bella lì, è una bella storia.